Adesso andiamo a parlare di quelle che sono le curve dei costi. Nell'ultimo capitolo abbiamo fatto quella che è la produzione, ok? Quindi il fatto che adesso abbiamo un'impresa che ha due fattori produttivi, il lavoro e il capitale, e deve cercare di capire quella che è la combinazione ottima di lavoro e capitale che gli permetta di produrre il più possibile al costo minore. Quindi, detto in poche parole, deve andare a massimizzare i propri profitti, ok? Quindi abbiamo visto quello che era l'equilibrio, come trovare la combinazione ottima. Magari ti lascio qua nella descrizione il link che fa riferimento a questa parte di microeconomia. E avevamo visto che più o meno rispetto alla teoria del consumatore non cambiava un granché, anzi i concetti erano molto 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 simili, ok? Adesso andiamo ad approfondire un pochettino, andiamo a vedere quelle che sono le curve dei costi, perché le curve dei costi saranno fondamentali per poi capire l'equilibrio in concorrenza perfetta. Allora, andiamo a vedere appunto le curve dei costi. Intanto, quali sono i costi? Nella situazione in cui siamo noi, i costi fondamentalmente sono VL più RK. Questo l'abbiamo già visto. VL è il costo del lavoro, perché V è il salario, L sono le unità di lavoro che abbiamo impiegato. R è il costo del capitale, che di solito è gli interessi che sono gli interessi che paghiamo, e K è appunto la quantità di capitale. Questo è il nostro costo totale, che andremo a chiamare TC. TC sta per, in inglese, total cost, ok? Quindi la prima funzione che ci interessa è appunto il total cost. Dopodiché la seconda curva a cui faremo riferimento è il cosiddetto costo medio. Costo medio AC, AC perché in inglese AC sta per average cost. E come si fa? Si fa il total cost fratto la quantità. E poi abbiamo il costo marginale, che indichiamo con MC. MC perché? Perché MC in inglese sta per marginal cost. E si fa facendo la derivata del total cost al cambiamento della quantità. E questa è la situazione che noi abbiamo con il costo marginale e il costo medio nel lungo periodo. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione, ciao! Perché nel lungo periodo? Quando noi siamo nel lungo periodo non c'è la differenza tra costi variabili e costi fissi, perché nel lungo periodo tutti i fattori sono variabili. Quindi noi avremo costo medio e costo marginale. Quando dopo faremo anche il breve termine, quindi non solo il lungo periodo ma anche il breve periodo, andremo a vedere che non avremo solamente il costo medio, ma avremo anche il costo variabile medio, cioè andremo a dividere il costo totale in costi fissi e in costi variabili, e a quel punto diciamo le curve cambieranno un pochettino. Però siccome la situazione di lungo periodo è la più semplice, perché ci sono solo due curve, è la prima che ti voglio presentare, ma sappi che la situazione cambia nel breve periodo e dopo lo vedremo. La cosa importante da notare è che il costo marginale passa per il punto minimo del costo medio, e per capire questo da un punto di vista matematico è molto semplice. Prova a immaginare quella che è la media dei tuoi voti all'università. Quindi mettiamo che tu abbia una media del 25, ok? Quindi la media è il tuo costo medio, ok? Diciamo che il parallelismo è che la media dei tuoi voti rappresenta il tuo costo medio. Il costo marginale invece è il voto che tu prendi all'ultimo esame. Perché? Il costo marginale che cos'è? Da un punto di vista matematico è la derivata del total cost, il cambiamento della quantità. Da un punto di vista di concetto, il costo marginale è il costo in più che hai per produrre una unità aggiuntiva. Ok? Quindi il parallelismo è il voto per il tuo esame aggiuntivo, cioè il voto per il tuo ultimo esame. Quindi andiamo a vedere questo discorso della posizione delle curve. Quindi praticamente mettiamo che la tua media sia 25, quindi immagina che qui sia la tua media, media 25. Ok? Nel momento in cui tu prendi un voto al tuo ultimo esame, vedi, più alto, mettiamo 28, che succede alla tua media? Beh, ovvio che se la tua media è 25 e prendi 28, la tua media tende ad alzarsi, ok? Allo stesso tempo, se la tua media fosse 25 e all'ultimo esame vai a prendere 23, quindi come sempre 25 è la media, quindi il costo medio. 23, il voto all'ultimo esame, rappresenta il costo marginale. Se tu hai 25 e prendi 23,
cosa succede alla media? La media tende a scendere. Quindi quando tu prendi un voto sotto la media scende. Quando tu prendi un voto sopra la media sale. Riportandola con i costi, che succede? Che quando il costo marginale è sotto il costo medio, la media scende. Quando il costo marginale è sopra il costo medio sale. Quindi alla fine che succede? Che se qui scende e poi sale, l'unico punto in cui è, tra virgolette, fisso è quando la tua media è 25 e tu prendi all'esame 25. In quel caso, quindi, quando il tuo ultimo esame è uguale alla media, oppure quando il costo marginale è uguale al costo medio, allora il costo medio non cambia. Quindi qui scende, per un momento si ferma e poi inizia a salire perché il costo marginale è sopra il costo medio. Quindi, in linea generale, il costo marginale passa sempre dal punto minimo del costo medio. Bene, adesso abbiamo visto il lungo periodo, nella prossima parte vedremo il breve periodo. Bene, grazie della visualizzazione e spero che questo piccolo video, questa introduzione ti sia stata utile. Se vuoi continuare a vedere il video, ti ho lasciato sotto il link dell'intero video. Basterà iscriverti gratuitamente alla nostra piattaforma e-learning. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao!